5 Stelle, perché i 5 Stelle attaccano nuovamente i media e questa volta a essere sotto accusa è il TG1, è un servizio molto criticato dal blog che affronta anche una questione delicata, quella della lotta alla SLA. Contro l'informazione italiana, ma in difesa di chi contestualizza, se non giustifica, il terrorismo in Iraq. Sul blog di Grillo si viaggia tra questi due estremi, passando anche per l'aiuto concreto ai malati di SLA. Ma se si esce dal blog e si va in Parlamento, per esempio, per un dibattista che asserisce come la violenza indecente e inaccettabile subita dal giornalista decapitato sia figlia della violenza indecente e inaccettabile subita dai detenuti nel carcere di Abu Ghraib, c'è un Luigi Di Maio che si smarca. Quelli dell'ISIS sono dei terroristi che fanno paura, dice al Corriere della Sera. Quelle di Di Battista e di altri sono solo posizioni personali e non quelle ufficiali del movimento. Nelle mire dei pentastellati poi torna il TG1 per un servizio che, secondo il responsabile comunicazione al Senato, Rocco Casalino, è l'esempio di una TV pubblica che non è più in grado di raccontare la realtà, ma che sa solo deformarla e fare disinformazione. Servizietti li chiama il blog, un termine che a tutti i partiti suona come un insulto sessista ed è indice di come nel movimento ci sia tanta voglia di pensiero unico e poca voglia di essere criticati. Sempre sul blog c'è spazio anche per la moda del momento, con un accento stavolta amaro. Non basta la secchiata d'acqua di un presidente del Consiglio, si legge, per migliorare la qualità della vita dei 5.000 malati di SLA presenti oggi in Italia. Una secchiata insomma non lava via, colpe che arrivano da lontano ma che sono sempre lì, immutabili. Alessandro Tabaglione, Sky TG24.